Ciao, sono Widdington Tube e benvenuti a un nuovo video. Oggi parliamo di questo pedale, il Kronos di DPFX, un delay. Abbiamo i tre classici controlli di ogni delay, ossia il feedback, il time e il mix. E in più abbiamo un controllo aggiuntivo, questo bianco, che regola la modulazione. Ma di questo parliamo dopo. Il pedale arriva fino a 600 millisecondi di ritardo e ruotando il controllo del feedback oltre 3 quarti si inserisce un meccanismo di auto-oscillazione che manda in loop il pedale, quindi è molto divertente. Con questo switch qui sopra inseriamo la modulazione. La modulazione è un suono vagamente che ricorda vagamente il chorus, il flange, il vibrato, vagamente psichedelico, e regoliamo appunto l'oscillazione, la frequenza dell'oscillazione attraverso questo controllo che si chiama Hertz. Passiamo al looper e conosciamo meglio questo Kronos. Siamo arrivati alla fine del video e come al solito prima di salutarci voglio dirvi un pochino le mie impressioni. Ho trovato questo Kronos molto interessante, perché? Perché il suono è pulito e il decadimento è molto naturale. Il fatto anche di avere diciamo un controllo di modulazione esterno permette di interagire in tempo reale, cosa che non è possibile fare ad esempio col Carbon Copy di MXR, perché il controllo interno è pedale e dobbiamo lavorare col cacciavite. Da un punto di vista della tecnologia
abbiamo lo stato dell'arte, il pedale molto solido anche se ha una venatura vagamente relic, e vi lascio il link in descrizione. Se cercate un delay artigianale ovviamente di qualità con questo twist in più della modulazione, ve lo consiglio. Fate un salto anche sul sito di DPFX, fanno pedali veramente stratosferici. E se vi è piaciuto questo video fate like, iscrivetevi a TomTube e noi ci vediamo presto in altri demo. Ciao!